Mancano più 30 secondi al termine del match. Gentili amici all'ascolto di Radio Leo, batte Vitale, sta in funzione e in questo istante il direttore di gara manda le due squadre direttamente negli spogliatoi e la Ternana quindi conquista 3 punti, credo meritati per quello che ha fatto durante tutto il match. E diciamolo, spendiamo una parola anche per Mazzoni, che è stato determinante intanto guarda il presidente, l'amministratore unico Simone Longarini, che va verso la squadra ad abbracciare i giocatori. È un successo importante sicuramente questo della squadra della Ternana, il terzo successo in trasferta della formazione rossoverde. Gentili amici all'ascolto di Radio Galileo, va a stringere la mano a Foscarini, l'amministratore unico della Ternana, un successo sicuramente importante. Con un gol di Antonio Palumbo che ha messo davvero in fondo alla rete un pallone incredibile, forse Pigliacelli non ha visto partire il pallone e quindi non ha potuto fare niente su quel tiro da lunga distanza di Antonio Palumbo. Credo che sia un successo meritato quello della formazione di Roberto Breda per quanto ha fatto vedere durante il match. E ripeto, determinante è stato sicuramente quell'intervento di Mazzoni sul calcio d'angolo, sul colpo di testa di Colì. Ed ora la squadra rossoverde guadagna la via degli spogliatoi portandosi a casa 3 punti importanti per la propria classifica. Passa a quota 19 la formazione di Roberto Breda, un successo importante che dà sicuramente morale alla squadra in vista anche di quella che sarà la trasferta di martedì pomeriggio alle ore 15 ad Ascoli contro la formazione bianconera. 3 punti meritati, sentiamo il parere di Luca Giovannetti. Allora, parto dalla fine, 3 punti sopra. Scusa un attimo, intanto Roberto Breda sta parlando con la Valet, gli sta spiegando evidentemente una situazione di gioco nella quale pensava dovesse comportarsi diversamente i Valet. Allora, parto dalla fine, la vittoria è strameritata, è vero che la Provinciale può recriminare su quel colpo di testa di Colì, sugli sviluppi di un corner a 10 metri dalla fine, sul quale è stato provvidenziale Mazzoni, ma Mazzoni fa parte della Ternana, così come Pigliacelli fa parte della Provercelli, e Pigliacelli al quarto d'ora della ripresa aveva detto di no ad una gran bordata da fuori di Cerato. La vittoria è strameritata perché la Ternana ha giocato meglio della Provercelli, è stata più pericolosa. Ecco, adesso vedo con piacere che c'è il lancio delle maglie dei giocatori della Ternana, erano 26 anche tifosi anche Longarini applaude i tifosi della Ternana. È bello questo lancio delle maglie, succede insomma un bel momento di coesione tra la squadra e la tifoseria, anche perché questi 26 tifosi si sono sobbaccati tra andata e ritorno 1200 km abbondanti. No, vittoria strameritata, per me la più bella Ternana in versione esterna, secondo me ancora meglio di quella di Pescara e addirittura ancora meglio di quella di Latina. Sì, sicuramente sì. È chiaro che se fosse venita in pareggio non avremmo gridato lo scandalo, no, certo. Ma la bordata da fuori di un ottimo Palumbo regala alla Ternana 3 punti, ripeto, a mio avviso meritati. Un'altra considerazione, a fine partita è schizzato in campo l'amministratore unico che è andato a stringere la mano a Foscarini.